per il Grande Nord, Pierangelo Del Zotto. Grazie. Buonasera a voi. Grazie molto Del Zotto. Allora, lei direttore ha citato prima la festa del 15 settembre di Pontida, noi nel nostro piccolo la facciamo a Venezia invece, io sono convinto che ci saranno più diversamente veneti a Pontida che non a Venezia. Noi abbiamo tenuto le radici ferme. Per quanto riguarda il titolo della trasmissione, siamo secondo me usciti un po' fuori tema dopo nelle discussioni. Allora, quando uno che si ritiene furbo incontra un furbo vero, quello che si ritiene furbo ci lascia le penne. Allora, io la teoria della spugna l'ho spiegata qua una sera, l'ho anche diffusa, mi sono beccato 30-40 mila visualizzazioni su Facebook. Sì. Quando il paese è in ebollizione, si inventano un capo popolo. È successo con Bossi, è successo con Di Pietro, come Berlusconi con Di Pietro, eccetera eccetera eccetera. Hanno fatto credere a chi si pensava di essere furbo di poter arrivare al 40% e portare a casa il mazzo, ma non si poteva, ma chi aveva sto 40% teorico, perché l'Italia, come è stato detto, è una Repubblica democratica fondata parlamentare e non fondata sui sondaggi, no? Non sondaggista, aveva bisogno dei numeri per poter sfiduciare il governo, perché ne aveva 153 e anche i bambini sanno che ce ne vogliono 162, perché la metà più uno. Ha giocato di sponda, questo è lo sanno tutti, voglio neanche di stasera racconti qualcosa di strano. Da chi è andato a far sponda? È andato a far sponda da chi aveva i medesimi interessi, seppur opposti, di Salvini, cioè Zingaretti. Andando al voto, Salvini pensava di prendere 40,0001, Zingaretti a sua volta diceva: beh, io porto a casa tutte le pecorelle scappate nei 5 Stelle. Avevano entrambi i propri interessi. È arrivato Renzi e li ha spaiati. Da quel momento, se voi osservate, Salvini ha cominciato a dire questo il contrario di questo, questo il contrario di questo. È arrivato il giorno della sfiducia. Io mi inviterei a fare le mossette, i sorrisini che faceva Salvini quando parlava Conte, che non è stata una cosa disgustosa. Io ero in vacanza, mi sono piazzato davanti alla televisione alle 3 di pomeriggio, ho finito alle 9. Allora io credo che ci sia anche un contegno istituzionale, oltre che altro. Beh, quando poi... Scusa, porta pazienza, però non mi sembra che Conte abbia... No, fammi finire però, perché io non ti ho interrotto e tu hai già parlato tre volte sugli altri. Dai. Allora, aspettiamo il proprio turno, ne parliamo e poi ascoltiamo gli altri, altrimenti diventa... Beh, si può interrompere nei dibattiti. Vorrei parlare i miei 6-7 minuti come avete fatto tutti voi. Prego, cioè, prego. Parliamo della strizzata d'occhio che ha fatto Conte a Di Ma... Vai avanti, potevi dirlo prima quando hai parlato, adesso lo dico io perché penso. Quando poi Salvini ha scoperto che il gioco non ci sarebbe riuscito, ha chiesto pietà e ha detto al Conte: riprendimi. E lì c'è stato il colpo di teatro magistrale che ha fatto fare a Salvini una, lo posso dire, epocale figura di merda, perché Conte gli ha detto: se non ce l'hai tu il coraggio di staccare la spina, la responsabilità me la assumo io e la spina la stacco io. E lì è stato forse la cosa che io, al di là che io non la penso, sono diametralmente opposto al pensiero di Conte e anche a quello di Salvini, ovviamente, perché io sono veneto. E stasera si è parlato aiuto all'autonomia in 684 giorni, cosa fa, in 682 giorni, perché cosa ha fatto il governo precedente per l'autonomia? Ditelo a me che sono indipendentista. Cosa ha fatto? Allora, cosa fa adesso Salvini? Voglio i pieni poteri. I pieni poteri li poteva chiedere il Duce, Benito Bussolini, al re, perché il re era il capo dell'Italia. Purtroppo in Italia, purtroppo per Salvini, c'è un Parlamento, quindi non può invocare i pieni poteri, perché Mattarella non glieli può dare i pieni poteri, perché questa è una Repubblica democratica, democratica non lo so, ma comunque parlamentare. Quindi, voglio dire, adesso alza la voce, ma tutto quello che è successo da quel venerdì, non so che giorno fosse, una settimana fa, è colpa soltanto della sua stupidità, se permettete, è colpa del fatto che pensava di essere il più furbo di tutti quanti, in realtà è stato infinocchiato da quello che veramente è furbo. Ha contemporaneamente
stoppato la discesa di 5 Stelle, resuscitato politicamente Renzi, resuscitato politicamente Berlusconi, resuscitato politicamente il PD, resuscitato politicamente Di Maio anche se, resuscitato Conte perché poi è diventato il personaggio politico più come dire, gradito in Italia, proprio per quello che è stato detto è stato fatto il giorno della sfiducia. Allora a questo punto se uno è causa, adesso posso dire una cosa, io giro su Facebook perché so che è uno stagno, però mi diverto. Allora io vedevo i parlamentari veneti, elezioni subito, elezioni subito, elezioni subito. Dopo, il giorno dopo, la foto con la mamma, la foto col papà, a vedere l'istituto di bambini disadattati, a vedere, Caner, tu sai ben di chi parlo, che è stata anche mia collega in provincia, quando ero io assessore al bilancio in provincia di Venezia, con zero in 4 anni e 3 mesi, zero nella casella dei rimborsi spese, zero, perché usavo il mio cellulare, usavo il mio abbonamento del vaporetto, zero. Record imbattuto, sfido chiunque ad avere zero dopo 4 anni e 3 mesi di assessorato. E adesso hanno finito gli argomenti, adesso tutto quello, cosa fa il presidio? Fa ridere. Cosa va a fare il 19 ottobre a Roma? Una gita? Regalano le pentole anche se andiamo? E quindi? E quindi basta, è finita. E poi ti ripeto, dal mio punto di vista, che sia un governo di sinistra, che sia un governo di destra, che sia un governo di 5 Stelle, a me Veneto, dal punto di vista dell'autonomia, che per me è acqua fresca, non è cambiato e non cambierà assolutamente nulla. Poi se voi avete una posizione politica più da difendere della mia, io sono battitore libero, io sono indipendentista. Non ho interessi da difendere. Non hai proposte? Non hai, infatti volevo... La proposta mia? Ma qual è la tua proposta? Prego. Non è per interromperti. No, per interloquire. Posso parlo due volte. No, ma per interloquire. Quindi, non c'è proposta. Faccio una domanda. Grazie. Io ho ascoltato, io ascolto tutti, anche chi la pensa diversamente da me, è giusto che sia così. Non concordo, non concordo con l'analisi, ma volevo chiedere qual è la vostra ricetta? Perché voglio dire, avete detto tanto l'autonomia era, potevate farla prima col governo precedente. Io ho spiegato, e l'ho detto in apertura della trasmissione, che uno anche dei motivi per cui questa alleanza è saltata è perché, chiamiamo anche furbescamente o forse ingenuamente, non lo so, però fatto sta che noi abbiamo votato quelli che erano i provvedimenti previsti nel programma elettorale, perché quando si firma un programma, almeno noi siamo fatti, almeno così mi hanno insegnato i miei genitori, che i patti si rispettano. Loro si sono portati a casa le cose che a noi non comodavano, no? Per esempio. E nel momento in cui siamo arrivati a votare quei provvedimenti cari alla Lega, abbiamo cominciato a sentire no. Ti ricordo che Di Maio poco tempo fa voleva rivedere, dopo 14 mesi, rivedere tutto il lavoro sull'autonomia che Erika Stefani ormai aveva completato. Perfetto, cioè, si bastava soltanto portarlo in Consiglio dei Ministri. Rubo 30 secondi. No, ma ti lascio la parola, è una domanda che sto facendo. È saltato per questo motivo qua. Bene, e abbiamo detto, inutile stare al governo, perché io capisco quello che dici tu, che bisognava stare là, bene, ma se le cose non vanno avanti, a un certo punto un'analisi di coscienza se la fa. Ho sentito tutta appunto la tua requisitoria, domanda, ma voi cosa proponete? Perché l'hai detto, siete indipendentisti, tu pensi onestamente che in una situazione dove non abbiamo i numeri nemmeno per fare un po' di autonomia, che premetto, non la chiede solo il Veneto, ha cominciato a chiederle l'Emilia, la Lombardia, sono ormai 10 le regioni in Italia che l'hanno chiesta, più altre 5 che lo sono già autonome, certo. Quindi siamo in maggioranza, se vogliamo, un paese che chiede l'autonomia, compresi alcuni governi di centro-sinistra. Allora. E tu mi parli di secessione, cioè mi parli di... Non si secede da uno Stato non esiste, indipendenza. Vabbè, ma dimmi qual è la ricerca, la vostra ricetta per arrivare a indipendenza. Fate domande cioè, cos'è che proponi? Perché qualcuno dovrebbe indipendenza, ma sentiamo la ricetta per arrivare a indipendenza. Allora, io sono stato l'unico assessore veneto in cabina di regia del federalismo demaniale, ti ricordi, vero? Sì. Siamo arrivati fino a là. Poi al momento dei decreti attuativi è venuto giù tutto, te lo ricordi? Io ero, ero uno di quelli che gestivano il federalismo demaniale e fiscale delle province all'epoca, quando esistevano. Chiaro che non si è in una situazione in cui non c'è la ricetta, perché voglio dire, 682 giorni sono passati protestando contro un... Allora, la democrazia è anche algebra, voglio dire, anche numeri, no? Allora, perché 33 più
17 si poteva e 33 più 18 è uno scandalo. Scusate, quando dico questo mi dicono che sono comunista, ma voglio dire, quali erano i punti di contatti tra Lega, Salvini e 5 Stelle? Sono migliori, maggiori dei punti di contatti di contatto 5 Stelle e PD secondo voi? Secondo me no, perché no. Se fate la cartina dell'Italia a colori, in alto c'era un colore, da Roma in giù un altro colore, e sulla fascia di Roma il colore misto. Ok, ma detto questo, io prendo atto della inutilità della richiesta di autonomia, perché non ha senso richiederla, tanto anche se te la danno, non te la danno comunque, ma vale poco, vale zero. Scusa, l'indipendenza te la danno? Me la prendo, ma è diverso. Ma no. Come? Chi che va a provare in quattro con Cioppetto per la sua, ma siamo onesti. Quando non si hanno argomenti, si fanno le battutine del sarcasmo. No! Sì, stai facendo il sarcasmo e l'ironia. No, ma come la fai? Spiegami come la fai. Scusa, stai facendo prendere coscienza la gente come in Catalogna. Perché i 2 milioni e 300 mila veneti che hanno votato e sono stati presi per il culo quella volta, no, per l'autonomia, 680 dell'autonomia, non per la società, che è il cuneo per poi fare altre cose. Quei 2 milioni e 300 mila veneti, non soltanto veneti nati in Veneto, io non sono nato in Veneto, per esempio, sono nato in Friuli, ma siccome sono in Veneto dal 59, sono in Veneto da 61 anni, 60, mi ritengo veneto, perché come diceva il tuo amico, Veneto è chi Veneto fa. La Lega ha bisogno di cambiare faccia e carisma, Zaia al posto di Salvini. Lo si sente dire, se peggia questa cosa di Zaia, leader più così più attento, più della Liga, più saggio, però non più... della Lega. Com'è? Della Liga. Della Liga, della Liga, della Lega, insomma. No, perché le spaccature le stiamo aspettando, è questione di giorni, perché la Lega Salvini si spaccherà, perché si dice che Salvini ha preso aveva il 34, il 35, ma l'ha preso giù, e se i voti li prendi giù non puoi parlare di autonomia. E ultima cosa, come in borsa c'è il flottante, c'è quel 10% di voti che vanno dove conviene, quindi Salvini è destinato a perdere almeno il 10-15% di voti in questo momento, che andranno o al PD perché è istituzionale o a Fratelli d'Italia. Beh, cioè vuol dire talmente, chiedo allora, scusa, ma sono stato in Lega dall'87 al 2013, quando Tosi mi ha espulso, che Tosi stava facendo il percorso che ha fatto Salvini, quindi conosco la Lega dal di dentro. La Lega non è unita. Tutti a Roma hanno detto a Salvini non farlo per piacere, non farlo. Lui non ha voluto ascoltare da Giorgetti in giù fino all'ultimo sottosegretario, l'ultimo articolo 90 delle segreterie. Tutti gli hanno detto non farlo, che viene giù tutto. L'ha voluto fare perché lui sapeva farlo. Imbarbarimento. Posso chiederti, padrino, avrai una scrivania a casa con la foto dei figli, della moglie, di qualcun caro? Ce l'hai così? No, guarda qua. Ce l'hai così? No. Scusami, no. Ce l'hai la cosa, la soasa, la cornice, ce l'hai così o ce l'hai così, per curiosità? Perché uno che si fa fare i selfie con la fotografia di una bambina minorenne con le unghie smaltate, e la foto è perché si veda anziché per di qua, è lui che è imbarbarito, che si vedeva tutti i giorni che mangiava hamburger così, che beveva il mojito in mutande, quando al ministero chi c'era? Mi ho sempre chiesto, ma al ministero c'era Giorgetti, c'era un dirigente, ma chi c'era al ministero che governava? Al posto suo se era sempre in giro. Ultimo passaggio, anche qui la teoria della torta, l'ho spiegata anche qua. Il PIL è una torta divisa in 25 fette. Perché 25? Perché 15 regioni mangiano una fetta e 5 regioni mangiano due fette di torta. Andate voi a dire a una regione che ha 60 anni che mangia due fette di torta, per favore un pezzetto me lo torni indietro. Ogni privilegio diventa un diritto. Vado io da un siciliano a dirgli, ascolta per favore, io ho vissuto da assessore al bilancio la tesoreria unica. Nel 2010, 11, 9, non mi ricordo perché. Ce la ricordiamo. Ecco, vabbè, ce la ricordiamo tutti, no? È stato, lì è stata. Sì, lì è stata, lì è stata la croce su qualsiasi tipo di autonomia, perché i soldi vanno a Roma e poi Roma li distribuisce. Allora, una volta io a Zaia dissi, inaugurando una sede della Lega, dissi, caro governatore, hai presente un bambino che ha due in matematica?
poi c'è un bambino che ha 8 in matematica. Tu con i tagli orizzontali devi dire tutti e due dovete prendere un voto in più in matematica. Il bambino che ha 2 in matematica va a casa, sfoglia l'indice, si fa interrogare, 3 lo prende, vero? Il bambino che ha 8 in matematica, che è Veneto, quanto culo si deve fare per prendere 9 in matematica? E magari il bambino non veneto da 2 passa a 4, quindi è un delta di 2, e il bambino veneto da 8 passa a 9, quindi è un genio, 1. Al sud sono stati più bravi. Questo è. Allora, l'autonomia non funzionerà per motivi algebrici, come sopra detto, perché chi ha un privilegio da 60 anni non te lo dà indietro. Perché i 20.000 forestali non possono diventare 19.999. C'è il paese Comitini che ha un dipendente pubblico per ogni condominio. Sono 900 abitanti e hanno, non mi ricordo se 40-50 dipendenti pubblici. Il caso Agrigento di Comitini. Allora, come facciamo a misurarci? Scusami, ma su sta cosa qua siamo d'accordo? No, no, perché non vedo i risultati, perché no, come ma... dice Padrin, come ma dice, scusami, come ha fatto Zaia, io divento sempre più virtuoso, ma i miei risparmi poi vanno a coloro che spendono, scusa, che spendono a piedi lista. E l'abbiamo detto anche noi, l'abbiamo detto anche noi, infatti abbiamo detto che serve dopo 682 giorni, con quali risultati? Scusami, abbiamo detto questo, e te l'ha spiegato anche tecnicamente, per dire che dobbiamo tenerci quel delta di differenza. Io quello non ho capito da te, io sì, posso essere anche d'accordo, sei stato in lei una vita, quindi cioè non è che io... Lo sappiamo, io, no? Io, ci siamo frequentati io, alla grande. Io capisco anche le regioni del Grande Nord, perché certo, sono convinto che un grande paese come questo debba avere la questione settentrionale rappresentata, ma quello che non riesco a capire da te e da voi è questo. Il tema indipendenza, lo sai benissimo perché siamo stati in Lega una vita, anche con Bossi che faceva l'indipendenza, te lo ricordi? Come pensi di portare a casa questa cosa, che facciamo fatica a portare a casa l'autonomia? Siamo sinceri, facciamo un ragionamento di questo tipo. La tua ricetta non me l'hai ancora detta e non mi hai detto come perseguirla, questo è il problema, capisci? Allora, mi dà una trasmissione una sera, uno contro uno. Dammi una risposta stasera, perché non può essere discorso. Ma io col voto democratico. Voto democratico? Ma scusa, quando volevamo l'indipendenza, quanti voti abbiamo preso? Ma tu che volevi l'indipendenza, hai il tricolore adesso, non ti vergogni? Perché io sono un visionario, che è rimasto visionario. Qualcun altro che gridava, io mi ricordo quella sera che hai detto ma orca ne eri scatenato con l'indipendenza, ma io ti rispetto, me lo ricordo questo, ma io ti rispetto, ha preso paura, ma la democrazia è fatta di colore, dai, io ti rispetto, ma la democrazia è fatta dei voti, certo, tu non hai tutto il paese che ti vota l'indipendenza, questo è il problema che abbiamo, non vedi che non riusciamo neanche a portare a casa l'autonomia su principi logici che ti ha appena spiegato, che è quello di dire ascolta, prima mi davi 100, bene, io ti dimostro che Con quali strumenti di differenza tu non faccio male a nessuno, con quali strumenti in 682 giorni ti sei fatto dare indietro una briciola della seconda fetta della regione che mangiano due fette? Ma è la battaglia comune che dobbiamo fare tutti finché ci riusciamo. Quando io dissi con Ciambetti qua, qualcuno l'ha promessa in 15 minuti l'autonomia, qualcuno l'ha promessa Salvini, qualcuno l'ha promessa entro il cos'era, non mi ricordo, il gennaio, Zaia. E qualcuno è a Roma che lavora ma non si vede niente, come è stato detto. Secondo me, uno dei tre, o tutti e tre, dovevano dare le dimissioni, perché io costo, ma devo produrre. Se io sono ministro e io vedo che quella del sud produce e porta a casa, e quella del nord non porta a casa niente, uno di due ruba lo stipendio. Scusa.